Queste sono le auto dei carabinieri a nostra disposizione e questi sono i nostri obiettivi. E questo è il nostro piano, disseminare il caos in tutta la città per fare le rapine indisturbatamente. Lui è Pino, un po' matto ma affidato. Io sono Super Gaspel e oggi svaligeremo la città. Il momento tanto atteso è arrivato, ora sta a voi farmi sentire il vostro supporto lasciando un bel like. Ed eccoci qua ragazzi, bene, come vedete ci troviamo nella nostra bellissima officina con finalmente tutti i veicoli dei carabinieri tornati al loro posto. Allora Pino, come stai? Cosa stai facendo? Pino, senti, stai organizzando tutto quello che faremo oggi? Io sto giocando a Pokémon Go! A Pokémon Go addirittura? Ma era un cartone, no? Che caspita è? È un'app di mille anni fa, mille miliardi di anni fa. Non sapevo che ancora funzionasse. Vabbè, senti, sali a bordo della macchina, che andiamo a fare una prova qua. Voglio vedere. Sali, voglio vedere. Voglio vedere se effettivamente la gente ci casca a quello che stiamo facendo. Hai la maschera con te? Sì, l'ho presa al negozio mio preferito. Ah, che senso? Perché è un negozio preferito di maschere? Come si chiama? No, cosa hai da dire sui miei vestiti fashion? No, niente, nel senso sei un po' colorato a volte. Ora no, oggi sei perfetto, limpido perfetto, però a volte sei un po' colorato. Allora, vediamo un attimo di tirare le lampeggianti, che voglio andare velocemente al negozietto qua, perché sai cosa facciamo adesso, Pino? Lo sai cosa facciamo, vero? No, che dobbiamo fare? Spiegamelo un po'. Allora, adesso tu ti metterai una maschera e aspetta, sì? Che voglio arrivare, aspetta che ho sbagliato strada, mi sa, eh. Voglio arrivare qui perché qua non sanno nemmeno che cosa li aspetta, guarda. Bellissimo. Mettiti la maschera, vai. Vedi questo negozietto qua, quello della pompa di benzina, qui sulla destra? Eccomi, mi sono messo la maschera, che hai detto? Dice, ma che maschera hai preso? Ma io volevo una roba seria, un passamontagna, Pino. Ma bellissima, no, ma perché me la giudichi? È tanto bella. Che devo fare? Devi entrare dentro, come ti ho detto prima, entri dentro con questa maschera, con questa pistola dentro e devi dire queste parole, ok? Sei pronto? Queste parole qua. Questa è una rapina, ok? Questa è una rapina, tutto qua. Poi io aspetterò ancora un po'. Tu la pistola la prendi, la punti verso la persona che sta dietro il bancone, sì, ok? Sì, devi solo fare questo. Io poi arriverò tra 5 minuti, tipo, quando è. E poi ce la vediamo io e te e scappiamo con i soldi, ok? Vai, esci. Allora, aspetta, mi organizzo. Prima di tutto scendo. Sì, vai verso... Non stai lontano da qua. Prendo questa importante. Esatto, la pistola, bravo, sì. E vado, gli dico: salve, questa è mia cugina. Sì, allora. No, questa è una rapina. No, questa è una rapina, Pino. Questa è una rapina, Pino. Vado. No, senza il nome, senza dire il tuo nome. Mannaggia, ce la farà, ragazzi, secondo voi? Io non ho più parere. Io sono Pino. Sì, rapino. Ma non devi dire il tuo nome, non dire Pino. Di semplicemente questa è una rapina e basta. Io ti rapino e questa è una rapina, va bene. Va bene anche così. Chissà se ce la faremo, ragazzi. Ok, sta entrando. Il mio piano è quello di fingere che io sia appunto i carabinieri che hanno chiamato, la polizia che hanno chiamato, ok? Poi una volta dentro facciamo finta un po' di... Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate un attimo che... Vediamo un secondo, parcheggiamola anche. Ma magari anche un po' più avanti, perché poi dovremo ovviamente fuggire con sta macchina dei carabinieri. E quindi mettiamoci un attimo esattamente... Ok. Guardate lì con il... Ah, perfetto, con il negoziante. C'è Pino che sta giusto... Ehi, mi senti? Rapinatore! Rapino! No, stai fermo, dove sei? Quanti ostaggi hai? C'è altra gente qui dentro. Non lo so, te lo devi sapere tu. Qui sono i carabinieri. Adesso sei in arresto, sei circondato. Quindi lascia andare gli ostaggi. Hai capito? Io sono pazzo, guarda io la maschera, sparo tutto. Non sparare. Lascia tutto così com'è. Stiamo per entrare. Aspetta, come stiamo per entrare? Io rapino. Fai uscire il soggetto che stai tenendo in ostaggio. Tu devi uscire. Uscire, perché io ti sparo? Hai capito? No, fermalo! Beccati questa, senti! Che caspita! Prendigli la borsa! Dai, Pino, prendigli la valigia! Vai, scappa! Sali a bordo della macchina, sali! Ok! Wow! Non ci posso credere, Pino! Wow! L'abbiamo fatto! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo rapinato un negozietto! Quanti soldi ci sono dentro la valigetta? Allora, sono in conto, uno... Da quanto? Da quanto? Quante ne hai? Allora, che fa uno questo? Da 100, sì? Uno da 20, sì? Uno da 50, uno da 100, bene, uno da bene, 10. Bene, abbiamo fatto qualcosina, dai, ci possiamo dividere un po' un gruzzoletto, perfetto! E che bello, sono ricco! Sì, bene, adesso torniamo verso un attimo la nostra centrale, va? Dopo una vera accurata stima di compagnia,
conteggio matematico algebrico. Sì. Sono 755 dollari. Vabbè, dai, ci accontentiamo, che dici? Penso di sì. Bene, Pino, ora si fa davvero sul serio. Cosa vuol dire? Con dove andiamo? Il nostro obiettivo è rapinare la banca di Los Santos il più velocemente possibile e senza carabinieri. Per farlo, dobbiamo creare un po' di caos in città e mettere i cittadini contro le autorità. Ci siamo quindi finti carabinieri, fatto di posti di blocco e multato pesantemente tutti i cittadini con qualsiasi scusa. Dopo un migliaio di multe fatte, questo è il risultato. L'ultimo, oddio! Questo che caspita fa? Vabbè, tu puoi passare. No, lui può passare, tranquillo. Va bene. Sarò qui per garantire la sicurezza come sempre, cittadini. Sì, signore. Signore, lo sai, qualche rimedio per il mal di gola, tu ce l'hai? Sì. Ecco! Qual è? 20 flessioni sul posto. Sì? Aspetta. Passa tutto, vedrai. Dai, Pino, questo è l'ultimo. Fermo, fermo! Fermati, fermo! Dai, forza! Forza! Accostare, dai! Forza! Oh. Allora, signore, patente libretto, per favore! Certo! Che ci facciamo qui? Mi dica, che ci facciamo qui? Che ci facciamo qua? Secondo lei perché l'abbiamo fermata, eh? Non lo so, non intende, Tu controllalo bene, io faccio il giro del veicolo! Documenti. Questo veicolo è verde! Era verde, non è più del verde del tutto. Adesso è verde e bianco. Allora, non è norma di legge. Ma di che stiamo parlando, sergente? Senta, lei tengo un burrito nell'ospad. Senta, lasci stare il mio agente, il mio collega Pino. Senta, le ha dato i documenti o no? Certo, le ho dato, ma c'ha il burrito in documento. Vabbè, ma lascia stare il burrito. Allora, senta, che cosa facciamo qua con sto veicolo, E che facciamo? Sì, me ne vado a casa. Multa, basta. Che cosa lei multa? È in violazione dell'articolo 54, 27, 42. Violenza contro gente, Pino. Violenza contro gente, Pino. Sta scappando. Non può scappare. Fermo dove sei. Mani in alto. E questo è solamente per il no, per aver picchiato una gente dei carabinieri. Signora agente, sono fatta apposta. Ecco, bene, allora la multa. Allora, dicevamo, ma si fermi che dove sta. Che cosa infrantosa? Allora, l'articolo 425420 del codice penale della strada, della stradale, dice che una persona con un veicolo verde si confonde con l'ambientazione circolante circostante, il che significa che non può circolare con un veicolo verde scuro che si confonde con gli alberi. Vero che... Dimmi. Guarda, vedi qua, vieni qui, guarda il secondo, guarda, c'è un fanale rotto, c'è anche un fanale rotto. Aggiungiamo multa per fanale rotto, ok. Poi, quindi colore verde, fanale rotto. Senti, me ne voglio andare. Senti, se hai qualcosa da dire, poi puoi cosare la multa, come si dice, collega, aspetti, può fare ricorso. Se può fare ricorso, se vuole. Può fare concorso. Adesso non può fare ricorso concorso, ora deve stare qua zitto a subire, ok? Quindi. E soprattutto deve sempre obbedire a un pubblico ufficiale. Non si deve lamentare. Ma vada a spanculo. Questo è un oltraggio. Questo è un altro oltraggio. Altra multa per oltraggio a pubblico ufficiale. Abuso di potere. Lei mi sta offendendo. Mi sento offeso anch'io perché mi ha dato del lui. Prendi questo oltraggio ancora. Un'altra multa. Un'altra multa. Ogni dito una multa. Sono 25 euro a dito, Ma l'hai visto che c'è una ruota bucata? Io chiamo il mio avvocato. Guarda che c'è una ruota bucata qua. Ruota bucata. Guarda, vedi? Pronto, avvocato. Senta, se ne può andare, ok? Vada. Ecco qua la multas. E poi quello che vuole fare se lo fa. Ecco qua. Io farò il macello. E questa è la sua multa, prego. Identificativo. Sì, vada, circolare. Forza. Dai, Pino, andiamo. È il mio codice 1258. Vabbè, dai, andiamo. Ok, mamma mia. Ma abbiamo questo qua, era veramente impossibile, Pino. Porca miseria, allora. Quante violazioni del codice. Mamma mia, incredibile, la gente proprio è matta. Allora, vediamo, accendi un attimo la radio dei carabinieri, vediamo se c'è qualcosa di speciale dalla radio, dalla centrale. C'è un vicino alla stazione della polizia.
Cavolo, hai sentito? Dobbiamo andare assolutamente. Vai, corriamo. Oh, tieniti forte, Pino. Questa non me la posso perdere. Ci sono casini in centrale, che figo. Sempre voluto partecipare a una cosa del genere. Allora. Stai tranquillo, Pino. Stai tranquillo che ho la master in guida. Ho il master in guida pericolosa. Non ti preoccupare. Posso sfrecciare tra le macchine velocissimo. Io ho il master in cintura di sicurezza. Mamma mia. Wow. Ok, ce l'ho fatta. Tutto a posto. No, Pino, non vomitare, no, Pino. Per caso quello è il sacchetto del prato? No, ok, siamo fuori, non ti preoccupare, adesso possiamo andare piano. Tranquillo, non vomiterai tutto. Me la sono vista brutta. Wow, cosa sta succedendo qui? Mio Dio, Pino, guarda che protesta incredibile. Una mega protesta gigante. Pazzesco. Rimani in macchina, tranquillo, rimani in macchina. Ora ragazzi, inizia il bello. Finalmente andremo a fare la rapina. Ti ricordo di iscriverti se questo video ti sta piacendo e vuoi vederne altri di questo tipo. Ok Pino, allora dobbiamo andarcene via da qua, velocissimi, ok? Sì, per favore. Dobbiamo andare a fare la rapina adesso, la vera e propria rapina. Sei con me? Sì, ti sei portato dai. I vestiti dietro, quelli da civile, normali? Sì, quelli di prima. Io i miei vestiti fashion. Sì, i vestiti fashion, bravo, proprio quelli. Fantastico, allora c'ho tutto. Attento. Tranquillo. Senti, abbiamo il veicolo un pochino ammaccatello. No, non ti preoccupare, è a posto. Tanto è questo il grande giorno in cui dovevamo usare i veicoli, non ti preoccupare. Allora, siamo arrivati alla banca. Sei pronto? Aspetta che mi metto nel vicoletto classico. Cambiare. Sì, esatto, dobbiamo cambiarci velocemente e metterci i vestiti civili, ok? Sei pronto? Perché sennò le telecamere di sicurezza ci vedono e poi è un macello, ok? Aspetta che infilo i pantaloni. Vai anch'io, aspetta. Che caspita. Ok, ma che caspita di maschera? Ma scusa, ma che maschera mi hai preso? Ma che cos'è sta schifezza? Ma perché? Ma come due per uno? Mi hai dato questa schifo? Mi faccio schifo da solo, vabbè. Mamma mia, terribile, dai. Esci da qua, dai. Allora, ce l'hai l'arma, no? Ce l'hai? Fatti guardare. Guarda, veramente. Mamma mia, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Mi metto paura anche da solo. Cioè, non riesco a fare niente qua. Perché mi... Aspetta che vada. Ho capito io, però. Che schifezza, guarda. Aspetta che prendo un attimo le armi da qua. Nome in codice. Tacchino. Ecco. Ma che cos'è? Tieni quest'arma, va, prendi quest'arma. Che arma è? È un'arma, un fucile automatico. Dai, prendile, pure silenziato. Ma è questa? Ah, vabbè, se hai quella va benissimo anche quella. Aspetta che devo chiudere la porta. Ecco qua. Senti, allora, ce l'hai? Pronto? Aspetta. Dimmi, che c'è? Sempre qualcosa da dire hai. Non sei mai felice, ma è pronto. Questi siamo noi adesso, no? Questo sono io che sparo. Fium, capito? Devi fare così, velocemente. Fium, mirare alla gente, così su. Poi se vuoi, guarda, ti insegno una tattica incredibile. Aspetta, mamma mia, che fatica. Allora, ti metti qui e spari da così, vedi? Sì, come nei film, ok? Ti metti così e fai alla gente. Vabbè, senti, lo faccio a modo mio io, non ti preoccupare. Ma dai, come a modo tuo? Vai, andiamo. Guarda, vuoi vedere poi in modo mio? Sì. Ah, ma stai strisciando. Va bene, ho capito. Allora, sei pronto? Andiamo. Giù, vai, corri. Vai, Pino, entriamo, dai. Fermi tutti, questa è una rapina, fermi. Oddio, sono già scappati tutti, tranne quelli dietro i vetri antiproiettili. Vai, Pino. No, non è inutile che gli spari. Fermi lì dove siete. Ok, pensavi di sfuggirmi, Ok, allora Pino, vieni qua. Chiamare, perdono. Scusa, ho sbagliato, mannaggia. Pippo è il nome in codice, ovvio che Pippo è il nome in codice. Allora, scendi qua. Rainbow, tieni sotto controllo quegli altri due sopra, che non facciano cose strane, che non premano pulsanti strani, ok? Bene, adesso io cercherò di hackerare questa porta, ragazzi, intanto. Ok, vediamo un attimo se adesso riusciamo ad creare qualcosa, ragazzi. Ci si sta aprendo il pannello di controllo per poter hackerare il cavò. Allora, vediamo un attimo. Perfetto, sta decrittando il sistema. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Credo che mi dica... Ok, decrittazione completata. Perfetto, adesso dobbiamo verificare noi stessi. Abbiamo poco tempo per verificare. Inserisci il colore corretto. Non lo so il colore corretto! Ok, ho fallito l'hackeraggio.
Uffa. Dobbiamo riprovarci di nuovo prima che arrivino i carabinieri. È importante questa cosa. Ok, vediamo. Sistema di criptazione. Dobbiamo capire quali sono, quando è decrittato. Ok, arancione, rosso e... Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Si dovrebbe aprire a momenti. Perfetto, si è aperta la porta. Adesso entriamo anche qua dentro. Vediamo un po'. Dovrebbe essere aperto. Perfetto, l'hackeraggio ha funzionato perfettamente. E ci siamo. Vediamo che cosa c'è qua. Un bel po' di diamanti e d'oro, ragazzi. Siamo letteralmente ricchi. Ok, fatemi aprire un attimo questo cancello. Fatemi sbloccare anche questo, che è l'unica cosa non automatizzata di questa banca. E quindi non si può aprire con l'hackeraggio. Dobbiamo aprirlo manualmente. Ma dovrebbe essersi aperto, credo. Fatemi controllare. Ed è aperto, perfetto. Ok, adesso devo chiamare Pino però. Rainbow, 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 Rainbow. Che fai? Stai dormendo? Dai Rainbow, dai, muovete. Muovete tu, hai il borsone, dobbiamo scendere. Andiamo, 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 andiamo. Vieni giù, vieni giù, vieni giù. Ok, ok, aspetta. Sì, sì, vai, 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 vai. Qua, dentro il cavo, dentro il cavo. Vai dentro il cavo, vieni qui, vieni qui. Devi prendere l'oro e i diamanti. Dai, da questa parte, Rainbow. Da questa parte, che caspita, dai, andiamo. Vieni qua, guarda, ho aperto tutto. Ho aperto tutto. Ok, prendi, inizia a prendere l'oro e i diamanti, ok? Io aspetto lì fuori. Speriamo che non ci sia nessuno qua. Dio, 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 non sono ancora entrati i carabinieri, per fortuna. Dai, muoviti, prendi tutto. Dai, Rainbow, dai. Capito, pesa. Ho capito che pesa, ma sei l'unico col borsone, quindi datti una mossa. Ho quasi fatto, girati e guarda dall'altra parte. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Senti, ho quasi finito. Ah, vabbè, tu prendi quello che puoi, io non ho un borsone, quindi prendi quello che puoi, dai. Me ne metto uno in tacca. Vai, 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 fai tutto quello che devi. Sono pieno d'oro. Vieni, dai, dai, allora sei finito, vieni, andiamo, prendi anche i diamanti. L'hai presi? Aspetta. Vai, prendi anche quelli, caspita, ovvio. Pesano anche meno. Da qua che cos'è? No, io prendo anche questo. Vabbè, dai, andiamo adesso, dai, forza, che stanno arrivando. Vai, 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 su, su, dentro, dai, 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 ferma, vai, 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 vai. Dai, andiamo, Rainbow, è quasi finita, è quasi finita. Ok, attento, che forse c'è qualcuno. Aspetta, wow, tutti i carabinieri ci sono lì fuori. Abbiamo gli ostaggi. Abbiamo gli ostaggi. Abbiamo i paesaggi. No, gli ostaggi, The Rainbow, gli ostaggi, non i paesaggi. Abbiamo tutte cose, va bene. Abbiamo gli ostaggi. Oddio. E forse ne ho preso uno. Forza anch'io. Non lo so, io mi affaccio. Vai, 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 vai. Senti, sì. Uno cattivo, cattivo al centro che guarda proprio. Arrettiti, vile marrano, puzzale schifoso. Ultimo. Secondo te l'ho convinto? No, secondo me no. Li ho presi tutti. Li hai presi tutti, vai, allora usciamo. Control. No, ce n'è uno lì, guarda, ce n'è uno lì. Oh, ti ha colpito, ti ha colpito. Colpito, Pino, mannaggia! No, oddio, Pino, no, 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 aspetta, no, che così ci colpiscono tutti, che fai, dove vai? No, no, Pino, aspetta, aspetta, no, non impaurirti così, aspetta, Pino, aspetta, loro, che caspita! Voglio stare qui! No, 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 aspetta, non sparare a caso, oddio, mi potresti colpire! Oh, che caspita, Pino, stai fermo, aspetta, non impaurirti così, stai tranquillo, guardami, stai tranquillo, guardami! Ah, Calle... Pino! Ma che hai fatto? Ma cos'è quello? Ma che cosa hai fatto, Pino? Hai trovato una via di fuga segreta! Mio Dio! Oh, aspetta, che potrebbe essere un'imboscata. Vado avanti lento, ok? Oh mio Dio, hai trovato una via di fuga segreta, Pino! Sei grande! Mio Dio, non ci posso credere! Senti, ma cos'è questo posto? Io mi hanno sparato! Mi brucia! Dio, forse hai trovato un modo per... Stiamo passando sotto di loro, credo! Credo che tutti gli agenti siano qua sopra e non sanno che siamo qua sotto! Non facciamo troppo casino! Dobbiamo arrivare fino in fondo, non so cosa troveremo! Ma mi sa che hai trovato una via di fuga! Parla piano! Parla piano, sì! Sì, parla piano, adesso ti curiamo comunque, non ti preoccupare. Mio Dio, non ci credo che hai veramente trovato un tunnel segreto sotto il cavò. C'è la scala. Ok, c'è la scala. Siamo arrivati alla fine, probabilmente. Sali tu, io ho paura. Va bene, salgo io, aspetta. Oh mio Dio. Però qua c'è... Aspetta, è un cartone, forse... Aspetta, forse se gli sparo... Tappati le orecchie, Ma come gli spari? Tappati le orecchie. Ok, wow, no. Ok, sì, ha funzionato. Fammi salire di nuovo, fammi salire. Aspetta, dalle scale. C'è una specie di base segreta, guarda. Ma di chi è sto posto? Non ne ho idea, ma forse era di qualcuno che stava programmando una rapina e noi l'abbiamo trovato. Tu l'hai trovato giusto in tempo.
Non ne ho la più pallida idea, Pino, ma... Oh, mio Dio, che fortuna! Oh, senti, io vorrei andare via! Sì. Se ti dispiace! No, no, adesso andiamo! Si apre il cancello, guarda! Oh, mio Dio, che cosa hai trovato! Adesso dobbiamo andare alla macchina e rivestirci come eravamo prima! Però non dobbiamo farci vedere, in qualche modo! C'è una macchina rossa parcheggiata! È vero, c'è una macchina rossa parcheggiata! Sai rubare una macchina? Penso di sì! Io avevo l'autocarrozzeria, so manomettere! Ok, allora, cerca di manomettere la macchina e sbloccare la portiera, ok? Proviamo a scappare con quella. Bene, però dobbiamo comunque arrivare alla nostra macchina, ma almeno ci facilita un po' la cosa. Ah, ok, no, è aperta. È aperta, che culo! Vai, 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 sali su, sali su. Senti, ok, io mi tolgo la maschera, non vorrei farmi vedere troppo. È vero, sì, togliamoci la maschera, va che è meglio. Ok, allora, adesso dobbiamo fare il giro, ma tornare comunque alla nostra macchina, ok? Perché lì abbiamo i vestiti da civile, non vorrei che ci riconoscano, però devo fare tutte strade secondarie. Aspetta un attimo, che arriviamo. Prendo e metto tutto nella valigia di prima, perché è un po' che... Ecco, oh, c'è la sai, la valigia, il tracolla, è troppo riconoscibile, metto tutto in una valigia. Ah, sì, 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 certo. Ok, ci siamo, dammi un secondo, ed ecco qua la nostra macchina. Tutto senza farci vedere. Aspetta, mi raccomando, apri il cofano che metto tutto. Sì, 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 sì. Apri che metto qua, ce n'è un'altra. E quindi, allora, metto uno, ma che l'altro, aspetta. Vai, 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 metti. Allora, rivestiti. Ah, caspita, quanti soldi abbiamo preso? Tantissimi. Questa me la porto. Ok. Questa me la porto. Beh, rimettiti i vestiti da carabiniere. Sanguinerai un po', ma almeno non sei tanto riconoscibile, ok? Ok, aspetta. Cioè, da carabiniere, scusa, da quelli che avevi prima. Cioè, i vestiti da civile. Io avevo tanta paura. Sono uscito e mi hanno sparato. Non ti preoccupare, però non farti venire mai più una paura del genere. Hai capito? Mai più. Non mi piaceva quella tua paura insensata. Ok? Ho capito, wow. Voglio vedere se spara. Senti questi spari, che cosa sono questi colpi di arma da fuoco? Li senti? Oh, ma hanno chiuso tutta la strada qua. Oh mamma, è sempre la protesta di prima, credo. Wow, sì, pazzesco. Aspetta, dobbiamo andarcene, andiamocene via. Non dobbiamo, perché abbiamo ancora i soldi. Lasciamo prima i soldi, non prendiamo troppa. Non facciamoci sentire troppo, ok? Ok, ci siamo. Qua dentro, ok. Perfetto. Oddio, che rapina! Io. Che rapina, Pino! Nascondiamoci qua dentro. Contiamo le valigette, contiamo i soldi che abbiamo fatto. Allora, qua ci sono. Se sentono gli spari fino qua, senti, li senti? Un'adrenalina incredibile, ciò! Facciamo chiudere sto cancello un attimo, dai, così non ci vedono più. Quanto spari! Oddio! Senti! Dimmi! Io ho ancora un po' paura! Ma no, dai, non ti preoccupare. Di che cosa hai paura adesso? Siamo al sicuro. Guarda, nessuno sa che siamo qua dentro. Mi raccomando, chiudiamo bene. Chiudiamo bene, guarda, vado a chiudere a chiave. Ecco fatto, ho chiuso a chiave. Vedi che adesso non si apre più il cancello? Siamo completamente al sicuro ora. Meno male. Senti, che per caso hai un cerottino? Sì, adesso ti prendo tutto, ti vendo per bene. Passiamo subito al secondo obiettivo. Io e Pino vogliamo rapinare una gioielleria e una mostra di opere d'arte dal valore inestimabile. Per farlo avevamo bisogno di più diversivi. Abbiamo quindi piazzato una tonnellata di cariche esplosive alla centrale elettrica di Los Santos. Adesso vi chiedete come? Beh, siamo dei carabinieri, quindi è molto più facile per noi avere accesso. Ok, ultima bomba piazzata, Pino, vai. Metti in un'altra ancora, vai da qualche parte. Ma a caso, l'hai proprio a caso. Ok, andiamo, sì, dai. Andiamo, abbiamo fatto abbastanza danni, dai. Ok, dai, vieni qua. Abbiamo fatto abbastanza danni. Andiamoci nella gioielleria. Vai, Pino. Oddio, che succede? Perché ci sono gli spruzzi che spruzzano? Oh, caspita. Pino, pensavo di essere stato io per un secondo. Vai, andiamo alla gioielleria. Sei pronto? Hai i vestiti? Hai tutto quello che serve? Hai di nuovo il borsone pulito? Devo... Ce l'ho in macchina, ora li metto. Sì, vai. Ragazzi, finora tutto liscio. Il metodo caos scelto da voi abbonati sembra funzionare. Lasciate un commento hashtag caos se siete arrivati fino qua. E se hai qualche consiglio in più per generare caos in città, scrivemelo qua sotto nei commenti. E ti lascerò un cuoricino per ringraziarti del supporto. E mi raccomando, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like. Ok, Pino, ci siamo. Adesso ci mettiamo di nuovo in un angolino vicino qua, che non ci vedano però. E che caspita, la gioielliera è proprio qua. Aspetta, sbagliato. Ecco qua, eccolo. Ce l'abbiamo. Qua dentro. Ok, lasciamo la macchina qua, ok? Ok. Benissimo. Allora, ti sei cambiato nel frattempo, almeno quello che potevi. Sì, ho messo, ok, adesso mi cambio io. Maschera, vai, tutto. Vai. Scusa, ma porca miseria, Pino, ma si può capire perché ogni volta le maschere che scegli per me sono le maschere più idiote di tutte? Tu sei un trapper. E io invece, guarda come caspita, mi sono messo un biscottino. Ti sembra una cosa normale, Pino? Ma è così bella. Ma che bella. Senti, vabbè, allora prendiamo le armi e direi che possiamo andare. Che dici?
amici. Giù, 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 devi stare giù. Attento, perché adesso dobbiamo attraversare una super strada e vestiti così siamo un po' antisgamo. Ok, guardami, non mi vede nessuno. Giusto, Pino. Non ti vede nessuno. Cespuglio, cespuglio. Ok, mi sa che non ci ha visto. Prossimo cespuglio. 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 Ok, nessuno si è accorto di nulla. Perfetto, andiamo avanti. Cespuglio, ma qua c'è la macchina vuota. Sì, non lo so che cosa diamine è successo a questa macchina. Cespuglio. Andiamo, 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 andiamo. Dai, Pino. Dai, Pino. Dai, Pino. Fermi tutti. Questa è una rapina. Fermi tutti. Questa è una rapina. Okay, Pino, dai, prendi tutti i gioielli, tutto quello che puoi. Prendi tutto quello che puoi. Vabbè, quella è scappata. Dai, 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 Rainbow, prendi tutto. Prendi tutto, devi prendere tutti i gioielli, tutti i gioielli, hai capito? Oh, mamma, mi sa che questa volta arrivano i carabinieri. Qua sono molto vicini con la centrale. Ecco qua, e dai, sfonda tutto. Tanto siamo solo noi qua dentro. Ci sono un po' di persone, un po' decedute. Forse mi è un po' sfuggita la mano. Che dite? Io prendo tutto. Prendi, senti, tutto. Ma questi qua interessano. Prendi, sì, tutto ci interessa, tutto. Devo aprirli un po', se capisci. Vai, 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 spara se necessario, tanto. Anche quelli devo prendere, anche quelli, guarda. Andiamo, andiamo, senti. Pino, hai preso tutto, andiamo. Vai, 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 dimmi, 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 veloce però. Andiamo, andiamo, ho preso tutto, tutto. Perfetto, vai, oh, ci sono i carabinieri lì. Oh, caspita, dobbiamo uscire dall'altra parte. Oh, dall'altra parte, dai, 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 dai. Oh, sta venendo qua, corri, corri, via lontano, corri, corri, veloce. Corri veloce. Mannaggia, te lo tengo lontano, distanza. Ok, ok, andiamo, 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 andiamo. Nel vicoletto, forza. Oh, caspita, oh, caspita. Oh, no, c'è anche un cane, no. Povero cagnolino, sta venendo proprio nella nostra direzione. Povero cagnolino, caspita. Ok, ok, vai, 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 Pino. Muoviti, 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 muoviti. Sali a bordo dell'auto, sali a bordo dell'auto, che andiamo più veloci. Vai, 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 vai. Quanto sei riuscito a raccimolare? Prova a contare quanti diamanti hai, più o meno. No, pesa tantissimo la borsa. Ok, per fortuna questa macchina ha i vetri oscurati, quindi non dovrebbero vederci. Pensano che siamo dei carabinieri normali. Andiamo alla mostra d'arte, ok? Andiamo alla mostra d'arte velocemente, che abbiamo tutto settato. Sei pronto a far esplodere le bombe alla centrale elettrica? Sì, c'è il tastino pronto. Perfetto, qua. Perfetto, non farlo ancora. Quando arriviamo alla cosa, ok? Qua, alla mostra. Va bene. E siamo arrivati quasi, Senti, tieniti pronto, tieni pronto. Nascondi i diamanti nel frattempo dentro la macchina, da qualche parte di sicuro. Eccoci qua. Li metto qua. Siamo arrivati, siamo arrivati. Aspetta che parcheggio sul retro. Ah, cavolo. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso qua dietro, qua dietro, qua dietro, qua dietro, qua dietro. Te la metto da parte. Sì, prendi l'arte e la metti da parte, ok? Qua, 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 qua. Ok, sei pronto? Vado. Ok, ok, ci siamo. Vai, 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 vai. Attacca, attacca. Vado. Fai esplodere tutto. Vado. Oddio, adesso si è pure messo a piovere, cavolo. No. Oh, ok, ok, non dovrebbe esserci più corrente in tutta la città. Mamma mia, che tempo. Sì, wow. Cioè, guarda le linee le elettriche, le viste che sono scoppiate. Ha funzionato. Sì. Ha funzionato, Pino, guarda come scoppiano. Guarda come scoppiano. Incredibile. Ok, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo dentro. Andiamo dentro, andiamo dentro, andiamo dentro. Oddio. Ok, forziamo la porta. Vai, vai, dentro, 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 dentro. Vai, Pino, vai, Pino. Dobbiamo andare dentro a rubare tutti i quadri, ok? Hai spazio, no? Okay. Per i quadri. Hai spazio dentro, sì, il borsone, sì. Ok, qua, qua dentro. Oh, attento che esplode tutta l'elettricità qui. Vedi questi quadri? Quelli più rari si trovano nella stanza principale. Dobbiamo andare lì a rubarli, ok? Nella stanza principale. Allora, tu vai qua a destra, ruba i quadri qua a destra. Io cerco di rubare quelli a sinistra. Ok, dobbiamo riuscire ad arrotolarci i quadri, ok? Aspettate che devo scendere da qua. Non dovrebbero funzionare le telecamere con questi blackout continui. Credo che si sia bruciato letteralmente tutto. Attenzione, prendiamo questi quadri, ragazzi, il più possibile. Ok, prendiamo i quadri. Perfetto, cerchiamo di romperli tutti e prenderli tutti. Ok, anche questo, anche questo, anche questo. Perfetto, perfetto, perfetto. Prendiamoli tutti. Benissimo. Prendiamo anche quelli di questa stanza, che ce ne sono alcuni veramente molto rari. Tipo questo, questo è perfetto, questo è perfetto. Ok, preso anche questo. Benissimo. Andiamo, 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 andiamo. Hai fatto? Hai fatto? Ho preso. Sì, perfetto, bravo, bravo, bravo. Credo che ne abbiamo abbastanza di valore. Possiamo uscire da qua. Torniamo di sopra, dobbiamo tornare alla macchina. Quale sei riuscito a prendere? Io sono riuscito a prendere mi pare un Van Gogh o una roba del genere. Lo so, io ho letto Picasso, l'ho Picasso. Hai fatto bene, hai fatto bene. Vieni, 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 dai, Pino, andiamo, andiamo, andiamo. Ho letto Brunelleschi, ho preso anche quello. Hai fatto benissimo, Bruno. Oddio, attento, attento alle scintille, sta esplodendo un po' tutto il sistema elettrico qui. Vai, 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 sali a bordo della macchina. Sali a bordo della macchina. Ok, benissimo, benissimo. Andiamo. Si accende, no? Sì, perfetto. Ok, ci siamo. Mi si accendono e spengono pure le scarpe. No, davvero, mi si accendono e spengono pure le scarpe. Ah, caspita, ma com'è possibile? Oh, ci sono i carabinieri! Ci sono i carabinieri, ci hanno beccato! Ci hanno beccato, devi sparare, devi sparare! Boh, 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 sparagli, sparagli le gomme, fagli fare un incidente!
Bravissimo! Bravissimo, Pino, bravissimo! Oh, no, ci stanno cercando di... Scappa, scappa, scappa! Sono ancora dietro di noi, ci sono ancora le calcagne! Sì, caspita, ci sono ancora le calcagne! Dobbiamo stare attenti ai blocchi stradali, che non ci siano blocchi stradali, ok? Spara! Spara, spara, Pino! Oh, ci sta cercando di fare una manovra, Pete! Oh, di qua, di qua, di qua! Noi abbiamo la inghiera dei carabinieri, quindi non ci fregano per niente! Oddio, wow, wow! Oh, cavolo, tieniti forte, tieniti forte! Non vogliono demordere! Oh, cavolo! Oh cavolo, dobbiamo riuscire a scappare qua in qualche modo. Che caos, che casino, ragazzi, guardate il traffico. Mamma, sono letteralmente impazziti tutti in questa città. Oddio, sì, grandissimo. Ok, cerchiamo di arrivare non verso la nostra base, ok. Oddio, non ci molla. Wow, wow. Oh, ok, siamo ancora atterrati, sì. Siamo ancora a posto. Attento, attento. Aspetta che... Wow, vedo macchine che si ribaltano da tutte le parti, che casino. Aspetta. Andiamo via veloci, si è accappottata nel frattempo. Ok, oddio. Ok, Pino, grandissimo. Sei stato bravissimo, sei stato bravissimo. Ma com'è possibile che non sia ancora fuori uso? Quanto gli hai sparato, è tantissimo. Wow, wow, ho visto un carabiniere volare via. È lì a terra, è lì a terra, è lì a terra, grandissimo, l'hai preso. Proprio giusto in tempo, perché adesso siamo fuori pericolo. Adesso siamo fuori pericolo, Pino. Non sparare, non sparare, non sparare, che attiri solo l'attenzione. Ok, ok, via, 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 siamo a posto. Chiudi. È stata dura, è stato un bel caos. C'è ancora la protesta, li senti ancora che sparano. Oh, mamma mia. Ora, l'ultima rapina, la più particolare. Dobbiamo rubare i documenti segreti dello Stato. Per farlo ci serviremo del caos più totale. Andiamo a liberare tutti i prigionieri dal carcere di Los Santos e la polizia uscirà pazza nel provare ad arrestarli tutti. Dopodiché siamo andati al palazzo dei servizi segreti, vestiti da carabinieri e... Oh mio Dio! Mamma mia, li abbiamo fatti scappare tutti, ragazzi! Adesso è il momento di andare all'FIB e dobbiamo rubare tutti i documenti segreti. Ragazzi, volevo ringraziare tutti gli abbonati per aver partecipato al sondaggio. Se anche tu vuoi partecipare ai sondaggi nei prossimi video, clicca sul tasto abbonati e riceverai tutte le informazioni. C'è anche un video esplicativo. Le scelte per questo video erano le seguenti. E tu che cosa avresti scelto di queste? Ovviamente sapete che cosa hanno scelto gli abbonati. Vai, Pino, lasciami lì davanti. Lasciami qua davanti alla famiglia. Vai, 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 qui. Ok, vai a prendere un'altra macchina, mi raccomando, eh. Vai a prendere... scusa, vai a prendere l'elicottero, scusami. Vai con questo a prendere l'elicottero. Ci vediamo sopra. Ciao. Ok, ragazzi, quindi siamo sotto la sede dell'FIB. Siamo per rubare tutti i documenti segreti dello Stato. E ovviamente siamo vestiti da carabinieri, naturalmente, perché questo è il senso di tutto. No, possiamo avere accesso dove di solito non possiamo avere accesso. Quindi, vediamo, c'è il tizio che ci sta guardando. Salve, signori! Salve, salve. Devo andare su perché con tutti questi problemi che ci sono in città c'è un caos incredibile. Devo per forza... L'appuntamento? No, non ho l'appuntamento, ma c'è un macello, quindi devo andare su. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ok, entriamo, ragazzi. Non abbiamo avuto nessun problema. Certo, ci hanno chiesto un po' di domande scomodine, però... Ok, non dovrebbe essere un problema. Non corriamo, non dimostriamoci troppo interessati. Entriamo su uno di questi ascensori e direi che possiamo andare al piano di sopra. Ok, piano 49. Ci siamo, ragazzi. Allora, oh mio Dio, c'è un po'... Salve. Sto cercando... Sì? Lei non può stare qui. Ma sì, non si preoccupi. Sono un carabiniere. I carabinieri per noi non contano niente. Lei non può stare qui. Ma sì, sono cercato. Hai presente il caos che c'è in città, no? Appunto, sto indagando su quello. C'è già un problema su quello. Esatto. Io adesso sono qua per aiutare. Sono qua per aiutare. Sono un carabiniere, cavolo. Non ci serve il suo aiuto. Non si preoccupi. E invece sì che serve l'aiuto. Serve l'aiuto. Sentesi, fermo. Che caspita sta succedendo in questo ufficio? Fermo. No, non mi fermo. No. Devo andare a prendere. Devo andare a prendere qualcosa di. Rischia la vita. Oh mio Dio! Ok, cavolo! Spero che sia tipo proiettile qua la situazione! Wow! Ok! Oddio, quanti agenti! Ehi, attenzione, ho bisogno di aiuto! Wow! Ok, ce ne sono ancora alcuni! Ce ne sono ancora qualcuno! Devo... Ok, cavolo, mi sparano a tutti gli altri! Mi sparano da ovunque! Sono un sacco di agenti dell'FBI qua! Un sacco di agenti dell'FIB! Ok, non so dove siano i documenti che devo andare a rubare, ma adesso lo scopriamo, ragazzi! Non vi preoccupate! Ok, ci siamo! Vediamo se questi sono antiproiettili di vetri! Beccati questa! Ce ne sono sicuramente altri! Stavo ricaricando! Oddio! Ok, ci sono!
Credo di aver finito. Con questo ho finito. Ok, credo che siano qua. Perfetto. Accediamo al computer. Ok, benissimo. Vediamo se riesco ad avere accesso ai documenti segreti e ai documenti proibiti. Oh, Dio, è stato peggio di quello che pensavo. Ok, credo di avere tutti i documenti, ragazzi. Penso di essere riuscito ad estrapolare i documenti. Mi manca solo un secondo, solo un attimo. E forse riesco a scaricarli tutti nella chiavetta. Perfetto, fatto. Wow, oddio, ok, caspita, diamine, sono tornati a... Aspetta. Mi stanno ancora sparando. Ok, devo riuscire a tornare. Devo andare a riuscire ad andare sul tetto. Ok, ci siamo. Ok, sono braccato. Sono un po' braccato, non fare scherzi. Ci sono, andiamo su. Ok, ci sono, ragazzi. Vediamo se è arrivato Pino con l'elicottero. Lo devo chiamare, vediamo se Pino è arrivato con l'elicottero. Oddio, Pino. Dai, rispondi. Pino, Gatto. Pino, dove sei? Sei sull'elicottero? Sì. Ok, sono da qualche parte. Vieni a prendermi. Cerca di salire verso di sopra, io mi butto di sotto. Sono un po' braccato, quindi devo buttarmi. Ci sentiamo tra poco. Mi butto. Oddio, Pino. Porca miseria, che roba epica. Hai fatto una cosa epica. Oddio, ho preso i documenti, ho tutto nella chiavetta. Non lasciarmi a terra, però soffro un po' di vertigini. Freschino. Sì, molto freschino, cavolo. Atterriamo vicino alla base. Atterriamo vicino alla base, dai. Se questo video vi è piaciuto, dovete assolutamente guardare questo video sulla mia sinistra e questo video sulla mia destra, in cui mi sono finto un carabiniere per un giorno, ma non lo ero davvero, e in cui ho perso tutte le auto dei carabinieri. Quindi vi conviene vederli. Ci vediamo giovedì con un nuovo episodio. Grazie mille, ragazzi. Arrivederci.